Io ho avuto Orazio Costa come docente, pensate che anche quella cosa, la famosa retorica ma bellissima frase che dico sempre, la vita è l'arte degli incontri. Tu incontri una persona e vai da un'altra parte, se la becchi in quella parte. Lui è arrivato in Accademia dopo 12 anni che non facevano insegnanti d'Accademia, attenzione, questo è importante, non è che era un professore che stava dicendo, aveva fatto la sua scuola, tra l'altro a Bari, aveva fatto la sua scuola qua, per 3 anni, poi dopo è tornato in Accademia dopo tantissimo, è stato insegnante, io ho visto persone su YouTube a provarlo, Pizca, Gabriele Nadia, Panelli, Nino Mantrini, Gassman, salutare ora il maestro Orazio, è stato insegnante di questi geni, di questi mostri sacri. Noi eravamo in prevenzione e intanto vedevi il maestro, e vedere un Panelli che si prostrava davanti al maestro Costa, che aveva già 80 anni, e Mantrini, che allora era un uomo, e davanti a Gassman, che era un umore che sempre, no, con questa energia, e davanti al maestro, ci faceva un po' anche, no. Questi mostri sacri, soggezione al maestro, ed era un maestro, è l'unico che ha creato un metodo che è anche esportato in Italia, che ci sono libri su questo metodo mimesico di Costa, che ritorniamo a, non è mimica, è mimesica. Gli esercizi partendo praticamente dai primi elementi della natura, acqua, fuoco, vento, aria, terra. Perché? Ok. Diventami terra, diventami acqua, diventami tutti esercizi di sensibilizzazione del corpo. Pensa che per i primi sei mesi, abbiamo fatto solo mimesica, senza dire ah. Tu hai 20 anni, non vedi l'ora di dire qualcosa. Dopo 6 mesi arriva, oggi direte fuoco. Sono usciti dei fuochi che non ho mai più sentito di me. Ah, non vedevamo di fuoco. E perché? Allora, tu studi, faccio degli esempi banali, molto, dovremmo stare qua delle ore, tu studi il nodo di ammetto, essere o non essere, questo è il problema, se si è nell'anno, se non si sa, se va in un'altra cosa, tu non puoi prendere tutto, benissimo, fammelo anche. Se tu l'hai studiato per la musica, riesci a mettere un chip nel cervello e fai il monologo acqua, fammelo fuoco, fammelo ghiaccio, sidereo, fammelo terra, fammelo aria, è diverso, e tu devi avere produttività, perché Jean è un regista, viene da me e mi dice fammelo eterno, e io devo fare eterno, non è che c'è solo un modo per farlo, ma devi essere predisposto e comunque devi aver lavorato su di te per poter arrivare a quel raggiungimento, e questo è stato tutto lo studio che mi ha fatto con loro in 3 anni, e ha tirato fuori. Veramente, c'è stata una classe anche molto fortunata, perché Francesco Fabinho, Maurizio Cifuni, Luigi Ocascia, la classe insieme, poi c'è andato Trovato, Pietro Barriera, ce ne sono tanti che lavorano solo in teatro, ma sono eccessi attori, magari meno conosciuti da parte vostra, perché hanno avuto meno fortuna in cinema, eccellenti attori che hanno lavorato con Luca Ronconi, con Pezzi, con grandissimi autori. Tu hai lavorato con Ronconi, con Streger? Io ho lavorato, ho avuto la fortuna di lavorare con Peter Stein, Ronconi e Streger. Strega l'ultimo anno che mi sono andato. Che maestro, che scusate, che culo. Ma tu sei un maestro importantissimo. Hai un maestro che ti insegna la feci lavaro. Io feci lavaro con Strega, sì. Luca Rocconi feci per Kint, invece con Peter Stein feci il sogno di una notte in estate, Lisandra. Beh sì, tre lavori completamente diversi dall'altro, completamente, anche i metodi completamente diversi, sì. Che però ti forgiano, non c'è un metodo, non c'è un modo, tutti assorbi vari metodi che tu fai tu, non c'è un solo metodo, non c'è solo Costa, ed è giusto che abbandoni poi il Costa e vai, però era geniale, e le fece geniale, perché ti dava dei compiti. Veramente, proprio concreto. Allora, domani andate allo zoo e guardate il puma. Tu andavi a vedere lo zoo e dici puma, questo puma. E poi ci faccio, ok, siate puma. E tu vedevi quelli che non erano andati allo zoo, lontano meglio, che non avevano mai visto puma. Un'altra volta ci disse, andate a casa e vedete una goccia là.
acqua che scende dal vostro lavello. Controllate, Gesù. Io facevo tutto perché mi sentivo proprio talmente ignorante di quello che diceva quel genio, stavo zitto, ha speso 60 anni della sua vita per il teatro, ma anche di più, 64 in quel periodo. Ha fatto 2 anni di teatro non giapponese per capire cos'era il teatro giapponese, un uomo dentro al teatro, non si è mai sposato, sembrava anche assessuato, intanto che era totalmente per il teatro. E io vedo sta goccia, sono stato 20 minuti a vedere sta goccia, poi dopo mia moglie, ok, fatemi vedere la voce. Oh, li ha beccati tutti quelli che non hanno guardato la goccia, tutti. Poi dopo, perché noi ci parlavamo, perché alcuni non prendevano, sto vecchio, sto pazzo, perché era poi che so, i camerini fuori, a pausa, a pranzo, quando avevano finito la lezione, ma scusa un attimo, ma tu l'avevi visto? No, io non l'avevo guardato, davvero una vecchia. Invece quelli che avevano visto la voce, tu l'avevi, sì, l'ho visto, sono stato mezz'ora a guardare, già aveva beccato, io non so come faceva.